Cari amici, sono Arturo Schopenhauer. Vi parlo dal mondo delle ombre, dove sto divinamente bene. Ma mi è pervenuta una notizia che mi ha fatto infuriare. Prima di parlarvi di questa notizia, vi parlo di questo mio libro. Vedete? In Italia lo potete trovare nel catalogo della Rizzoli. È intitolato Metafisica dell'amor sessuale ed è, diciamo così, il libro che io amo di più. Metafisica dell'amor sessuale, non mancate di leggerlo. E io qua scrivo che sono dovuto arrivare ad avere i capelli bianchi per trovare un editore che pubblicasse i miei libri, che sono immortali, tra l'altro, perché io sono in tutte le storie della filosofia. Non voglio tirarla per la lunga, ma voi sapete cos'è il pensiero di Schopenhauer, lo sapete qual è. In questo libro io ho scritto che ho dovuto aspettare di avere i capelli bianchi per trovare un editore che mi pubblicasse. E ho scritto che però ai miei tempi, 1830-1840, la ballerina Lola Montez lo aveva trovato subito un editore inglese che pubblicasse le sue memorie di alcova, dandole anche un bel anticipo, perché questa Lola Montez era stata nei letti di tutti i sovrani europei, non per merito suo, ma per demerito, per ignoranza dei sovrani europei, perché era una ballerina. Allora, anche oggi da voi è così. Qua mi arriva una agenzia dell'ANSA, una nota dell'ANSA, e che vengo a sapere io qua, nel mondo delle ombre, ve lo dovevo aspettare, che un editore da quattro soldi, è in procinto di pubblicare, o l'ha appena pubblicato, non mi interessa, l'autobiografia di Valeria Marini, che al cospetto della Lola Montez, che io pur disprezzavo, non vale un fico secco, perché la Lola Montez sarà portata a letto un centinaio di regnanti, e la Valeria Marini non si è portato a letto nessuno. Questo editore da quattro soldi, per fa cassetta, non è andato a pubblicare l'autobiografia di Valeria Marini intitolata Lezioni intime, e poi ci ha aggiunto con un inserto vietato ai minori. Ma quali minori? Ma questo editore lo sa cosa fanno le ragazzine di 11 anni, 12 anni nelle discoteche pomeridiane? E si vada a leggere il libro pubblicato dall'editore Fazzi intitolato Ho 11 anni, faccio la cubista, mi chiamano principessa. Minori, specchietto per le allodole, specchietto per le allodole. Ma proprio non cambia mai il mondo. Siete sempre gli stessi, voi umani, voi terrestri, voi mortali che non siete ancora morti. Guarda questo editore, un'agenzia ANSA. Pensate voi, Lezioni intime di Valeria Marini, Lezioni intime, con un inserto chiuso vietato ai minori. Pensate voi, per far cassetta, cosa non farebbe la gente? Venderebbe pure la propria madre, venderebbe. Vabbè, cari amici, io me ne ritorno nel mondo delle ombre e vi dico, invece di buttar via i soldi per la robaccia che scrive Valeria Marini, che tra l'altro c'ha pure le caviglie un po' troppo gonfie, leggetevi questo. Questa sì che è un bel libro di preparazione alla vita matrimoniale. Leggetevi questo qua. Leggetevi, costa pochi soldi. Pochi soldi costa, cari amici, ed è la mia Edelweiss. Va bene, cari amici, adesso che mi sono sfogato, mi sento meglio. Il vostro Arturo Schopenhauer se ne torna nel mondo delle ombre, dove sta benone, e vi prometto che tornerà di nuovo sul web. Tanti saluti da Arturo Schopenhauer.